San Nicolarcella, i candidati a sindaco Barbara Mele e Filiberto Forestieri presentano le loro liste. La campagna elettorale entra nel vivo. Fuscaldo Europea apre la campagna elettorale. Il sindaco uscente Gravina annuncia: voglio portare la mia città in Europa. Scalea ha inaugurato lo sportello per l'accoglienza agli immigrati, un'integrazione vera per favorire la pace sociale. Tortora, avvelenati 7 cani randaggi, cittadini inorriditi per il gesto denunciano, è un fatto inaudito. Lunedì 4 aprile 2011, Pietro Nigro vi dà il suo benvenuto all'edizione di oggi di Rete 3 News. Quelle che avete visto erano le anticipazioni del nostro TG, ma noi cominciamo subito da San Marco Argentano. Con l'ingresso solenne in cattedrale si è svolto a San Marco l'insediamento del nuovo vescovo della diocesi San Marco Scalea. Monsignor Leonardo Bonanno, che succede a Monsignor Domenico Crusco, è stato accompagnato dall'arcivescovo metropolita di Cosenza, Monsignor Salvatore Nunnari, ed è stato accolto dai sacerdoti della Forania, dal presidente della provincia Gerardo Mario Oliverio e dai sindaci del territorio, nonché da una foltissima folla di fedeli. All'arrivo in cattedrale il nuovo vescovo ha ricevuto il crocefisso della diocesi ed ha poi benedetto i fedeli nel corso di una complessa cerimonia. Mi propongo di essere quello che un mio professore di teologia, oggi novantenne, ha detto Monsignor Bonanno nella sua prima omelia da vescovo, vorrebbe per il suo alunno vescovo, ricco di vita interiore, povero di fatto e di spirito, umile e semplice, senza pomposità esterne e vanitosi esibizionismi, vicino ai sacerdoti da incontrare e ascoltare, disponibile al dialogo con tutti, buono, prudente ma coraggioso quando lo richiede il bene delle anime e della Chiesa. I compromessi feriscono la giustizia e la verità. Rispettoso dell'autorità civile e politica, senza però alcuna forma di servilismo. Promotore di una pastorale dinamica e rinnovata, con buona dose di fantasia. Questo programma breve ma intenso è frutto di saggezza sacerdotale e di grande libertà interiore. E intanto, nella giornata di ieri, Papa Benedetto XVI ha firmato il decreto che avvia la beatificazione di Elena Aiello. La venerabile calabrese, nata a Montalto Uffugo nel 1895 e morta a Roma nel 1961, è la fondatrice della Congregazione delle Suore Minime della Passione ed è stata riconosciuta responsabile di almeno un miracolo. L'arcivescovo di Cosenza, Monsignor Nunnari, ha espresso la sua particolare gioia perché una figlia della chiesa cosentina e di questa terra calabrese sarà elevata agli onori degli altari. Infatti la beatificazione sarà la prima che si svolgerà a Cosenza ed in Calabria e per la prima volta riguarda una donna calabrese. Voltiamo pagina e occupiamoci di politica. Sta entrando infatti nel vivo la campagna elettorale un po' in tutti i comuni interessati al voto delle prossime elezioni amministrative. Tra sabato e domenica a San Nicolarcella due dei candidati sindaci hanno presentato le loro rispettive liste. Si tratta di Filiberto Forestieri e Barbara Mele. Vediamo i servizi che abbiamo realizzato per voi. Il popolo protagonista della vita amministrativa, dunque un governo locale più vicino alla cittadinanza. E questo è il progetto politico di Io Amo San Nicola. Filiberto Forestieri, candidato a sindaco della lista, così sabato pomeriggio ha presentato nell'apertura della campagna elettorale di San Nicolarcella programma e candidati. Abbiamo messo insieme una squadra che si caratterizza per elementi innovativi, soprattutto le persone, poi addirittura provengono anche al di fuori del mondo politico in gran parte. Pensiamo che San Nicolarcella vive un momento particolare e oggi ha bisogno del contributo di tutti. Noi pensiamo di contribuire in questo modo, dando una speranza di cambiamento per affrontare i problemi di San Nicola in modo nuovo. Sostanzialmente oggi viviamo una crisi economica che non interessa solo San Nicolarcella, è più generale, ma a San Nicolarcella è ancora più sentita. Io ritengo che ci siano strumenti per uscirne, perché San Nicola ha consistenti risorse, bisogna imparare a utilizzarle nel modo giusto, soprattutto imparare a programmare, fare una programmazione forse di un più lungo periodo piuttosto che vivere la giornata come più o meno è stato fatto nel passato. San Nicola principalmente vive di turismo e l'offerta turistica negli ultimi anni si è molto modificata. Quello che non è stato fatto è prevederlo in tempo e organizzarsi per fare in modo di rinnovarsi e essere competitivi ancora sul nuovo scenario. San Nicola per tutti entra in scena nella campagna elettorale.
Prima la candidata a sindaco, Barbara Mele, e poi Eugenio Madeo, che è stato già indicato come vice sindaco qualora la lista vincesse, hanno presentato simbolo, programma e gli altri 9 componenti della compagine. Abbiamo fatto scegliere la nostra candidata a sindaco tramite libere primarie, ha detto Eugenio Madeo. Non abbiamo tra i nostri candidati personaggi che amano la politica dei ribaltoni. Siamo noi il nuovo. Non solo parole forti però, ma anche programmi. Noi abbiamo lanciato degli slogan che ci accompagneranno in campagna elettorale. Il turismo, il demanio, il centro storico, tante cose che ci accompagneranno per questa campagna elettorale. Ma la Mele ha anche voluto esaltare la figura del portavoce, nonché il già designato vice sindaco Eugenio Madeo. Eugenio Madeo sicuramente per San Nicola è un'opportunità, non possiamo che eleggerlo vice sindaco qualora dovesse la nostra lista vincere in questa competizione elettorale. Eugenio Madeo è stato una persona di spessore, prima presidente della provincia di Cosenza, poi consigliere regionale. Ed infine un invito che la candidata a sindaco di San Nicola per tutti ha voluto estendere agli altri candidati. Mi auguro che i toni non ci saranno toni accesi, che saranno sicuramente una campagna elettorale tranquilla, senza cadere nel personale. È stato nominato il nuovo coordinamento del PDL di San Marco Argentano. L'Assemblea degli iscritti ha scelto il coordinatore comunale, l'avvocato Antonio Artusi, e il nuovo organismo direttivo composto da Alessandra Belmonte, Mario Capparelli, Franco Costabile, Benigno Cerchiaro, Emilio Di Cianni, Dante Masellis, Ernesto Mulino, Vincenzo Rapanà, Luca Tudda e Gianluigi Verta. L'obiettivo principale, ha detto Artusi in una nota, è la crescita dei tanti giovani iscritti che dovranno esserne i futuri dirigenti. Negli ultimi anni non si sono avuti veri riferimenti politici ed istituzionali del PDL a San Marco. Per questo il PDL, prosegue la dichiarazione di Artusi, intende aprire una nuova stagione politica nella nostra cittadina, una fase di rinnovamento che avrà al centro dell'azione politica il partito, un partito che sarà aperto al confronto con le altre forze politiche, con le associazioni e con quant'altri operano nel nostro territorio. E occupiamoci ancora di elezioni, perché la campagna elettorale è iniziata anche a Fuscaldo, dove venerdì scorso è stata inaugurata la sede di Fuscaldo Europea, lista del sindaco uscente Davide Gravina. Vediamo il servizio realizzato da Martino Ciano. Fuscaldo Europea apre la campagna elettorale 2011. La lista del primo cittadino uscente, Davide Gravina, che viene riconfermato come candidato a sindaco di Fuscaldo, ha le idee chiare. Con il nome Fuscaldo Europea vogliamo riassumere il nostro progetto. Una città che deve uscire dal provincialismo del mezzogiorno, rimanendo vive le proprie tradizioni. Mentre con il simbolo della torre vogliamo richiamare alle idee di forza, coraggio e soprattutto sicurezza. Valori perseguiti dall'amministrazione Gravina già negli ultimi 5 anni e che hanno dato, secondo il sindaco uscente, buoni risultati. In 5 anni noi, in controtendenza a tutte le amministrazioni del Mezzogiorno e dell'Italia compresa, non solo non abbiamo aumentato la pressione fiscale, ma addirittura abbiamo ridotto del 5% la tassa dell'acqua e dell'11% la tassa della spazzatura. Turismo e infrastrutture, i punti salienti del programma di Fuscaldo Europea. Noi vogliamo finalmente portare a compimento i lavori dell'approdo turistico, abbiamo avuto questo finanziamento dell'approdo turistico. Vogliamo anche portare a Fuscaldo altre infrastrutture, così come siamo riusciti a completare l'auditorium comunale con altra perla della nostra azione amministrativa, e stiamo varando una serie di provvedimenti per far sì che a Fuscaldo ci possa essere un centro fieristico non solo locale ma a carattere territoriale su tutto il terreno cosentino. Il Comune di Belvedere riceverà dalla Regione Calabria 2 finanziamenti per complessivi 2.200.000 euro. I finanziamenti sono stati comunicati con una nota inviata lo scorso 28 marzo dall'assessore regionale ai lavori pubblici, Pino Gentile. Il primo finanziamento, del valore di 600.000 euro, riguarda la strada comunale Castromurro-Pantaide. Il secondo, di ben 1.600.000 euro, riguarda la chiesa di Santa Maria del Popolo.
Il sindaco Enrico Granata ha reso noto il ringraziamento dell'amministrazione comunale all'assessore regionale Gentile per la sensibilità dimostrata verso il comune di Belvedere. La risposta della regione, ha fatto sapere Granata, è determinante per il paese. In termini strutturali, con la sistemazione e l'accessibilità alle tre contrade, Castromurro, San Nicola, Pantaide, attraverso il potenziamento della viabilità e l'eliminazione di alcune frane che da tempo provocano pericolo per la pubblica e privata incolumità. E dal punto di vista del patrimonio religioso culturale, con interventi alla chiesa di Santa Maria del Popolo, che è tra le più importanti dal punto di vista storico del paese. Con questo intervento si renderà la chiesa idonea ad accogliere con decoro i numerosi fedeli. E voltiamo pagina, parliamo di sanità. Credo di poter dire che nel 2012 possiamo risparmiare 58 milioni di euro, che sono soldi tolti ai cittadini calabresi e che potremmo investire in altri settori. A dirlo è stato il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopellitti, che questa mattina ha illustrato i dati sul debito sanitario in un incontro svoltosi all'Unical sul tema dal bilancio orale alla certificazione dei dati in materia di sanità. Il debito gestionale sanitario, ha aggiunto Scopellitti, si era detto fosse di 2 miliardi e 186 milioni, invece quello certificato reale e concreto è di 1 miliardo e 45 milioni, con un disavanzo gestionale che è stato di 109 milioni di euro nel 2006, 269 nel 2007, 188 nel 2008, 259 nel 2009 e 175 nel 2010. Queste perdite, ha detto Scopellitti, vanno recuperate con la fiscalità regionale. Per servire la mala sanità calabrese ci mettiamo 117 milioni dalla fiscalità, ma siccome non bastano ci mettiamo dentro altri 58 milioni dal cosiddetto supermassimo. E poi ci siamo posti l'obiettivo di riconvertire alcune strutture, eliminare gli sprechi e riqualificare il personale. Anche i medici di famiglia devono contribuire a questo sforzo, per esempio frenando la corsa alle migrazioni.